vado subito da Dinka a chiedere di inquadrarci un po' il contenuto che abbiamo già sentito per sommi capi nel nostro servizio e soprattutto anche il significato politico di questa proposta. Beh, è molto semplice, finalmente possiamo applicare a tutti i parlamentari del nostro Paese, sia alla Camera che al Senato, quello che il Movimento 5 Stelle sta facendo da inizio legislatura, cioè il taglio degli stipendi. Quindi vogliamo un taglio dell'indennità, un taglio netto dai 10.000 euro lordi che vi sono oggi ai 5.000 euro lordi e poi vogliamo un sito in cui vi siano tutte quante le spese del parlamentare, che devono essere spese, che devono essere insomma all'interno dei limiti del mandato stesso per quanto riguarda il rimborso del mandato e anche della sua diaria. Vogliamo capire meglio insomma, quello che ogni parlamentare spende e in base appunto alle spese che il parlamentare stesso ha al di fuori insomma, dei 5.000 euro lordi che corrispondono al nostro stipendio che è circa di 3.000 euro, appunto tutto il resto verrà restituito diciamo, ai cittadini. Attraverso insomma, questa nostra iniziativa che diventa un'iniziativa inizialmente solo del Movimento 5 Stelle che ha restituito 20 milioni di euro in pratica quasi ad oggi delle proprie stipendi, di fatto insomma, state aperte attraverso il fondo per microcredito che ormai tutti quanti conoscono, insomma ormai più di 2.500 imprese dando lavoro ad oltre 5.000 persone. Dall'altra parte però se finalmente lo applichiamo con una proposta di legge che oggi finalmente è in discussione alla Camera possiamo finalmente aggiungere anche tutto il resto della Camera e del Senato a quello che noi stiamo facendo e quindi poter avere dei risparmi che noi pensiamo pari a 87 milioni di euro all'anno. Sono chiaramente risparmi molto molto importanti nel momento di crisi economica, ma che di fatto hanno in più una particolarità. Possono restituire credibilità al Parlamento del nostro Paese, fatto di mortadella, di spese pazze per tanti anni consecutive, finalmente il Movimento 5 Stelle attacca i costi della politica e ridefinisce insomma, quello che può essere l'onore, l'onorabilità del ruolo del parlamentare partendo dal portafoglio del parlamentare e quindi dalle Dinka, il Premier stesse. Renzi a fronte del vostro disegno di legge senza entrare troppo nel merito però propone un'alternativa e dice anziché un'indennità intera diamo l'indennità legata alle presenze in aula, tra l'altro lanciando una frecciatina a Di Maio dicendo la percentuale della sua presenza al 37%, come si può rispondere a questa controproposta del Premier? Beh, insomma, chiaramente speriamo che il Premier domani sia in aula, che attraverso il suo partito possa emendare la nostra proposta di legge e quindi fare un emendamento, noi lo prenderemo in considerazione e quindi raggiungeremo insomma, il taglio dell'indennità da 10.000 a 5.000 euro lordi, aggiungeremo anche la presenza in aula, io aggiungerei anche la presenza in commissione dove molti parlamentari non sono presenti e io reputo insomma, la commissione forse il ruolo principe dove vengono prese molte decisioni sia per quanto riguarda gli emendamenti sui decreti legge del governo sia per quanto riguarda le proposte di legge d'iniziativa del Parlamento. Se vuole noi siamo pronti a poter accogliere la sua visione, se lui viene appunto alla Camera e quindi presenza questa nostra, insomma, oltre alla discussione, alla votazione che io mi auguro possa essere domani e che non si arrivi invece questa notte oppure domani nel pomeriggio ad un rinvio a data da destinarsi, come forse il Partito Democratico vuole fare per riuscire a nascondere quello che è la pecca fino ad oggi, insomma, di questa mancanza di credibilità per tanti anni data dovuta al Parlamento da questi soldi in eccesso presi dal singolo parlamentare. Certo, perché poi il rischio è che si vada dopo il 4 dicembre, quindi dopo la data del referendum costituzionale. Voi comunque che cosa potrebbe cambiare in quel momento per la votazione di questo disegno di legge? Ma è chiaro, oggigiorno molto spesso insomma, viene dato all'interno del referendum costituzionale viene dato come l'informazione di base inizialmente era il taglio completo del Senato e di fatto insomma, si diceva che poteva essere un taglio di 540 milioni di euro. Come noi sappiamo tutti quanti ormai il Senato non verrà tagliato, il Senato non verrà chiuso, non diventerà insomma un museo, ma avrà la presenza all'interno di 100 senatori nominati dai partiti politici. Ecco, oggigiorno si è capito che il vero taglio di spesa sono 40 milioni di euro all'anno. Io ripeto, attraverso questa nostra proposta di legge avremo un taglio di 87 milioni di euro, che è ben di più dei 40 milioni di euro proposti. Quindi se vogliamo fare un taglio del costo della politica, possiamo
possiamo iniziare in questa maniera. Portarlo successivamente ha semplicemente il desiderio di non prendere in mano in maniera molto forte quello che è oggigiorno una delle cose più sentite da parte del cittadino, che è il costo della politica. Io mi auguro, e lo ripeto, e lo dico al Partito Democratico, ma anche ai cittadini che ci stanno guardando in questo momento, non permettiamo che questa proposta di legge, che finalmente dopo 2 anni di grandi fatiche è arrivata in aula, non venga ancora una volta nascosta e messa in un cassetto, come tante altre volte è successo. Facciamola oggi, diamo credibilità al Parlamento. È un invito al Partito Democratico, è un invito a Matteo Renzi domani a essere in aula e poter chiudere insieme già domani sera questa proposta di legge e passarla subito al Senato. E prima del 4 dicembre ci auguriamo che possa diventare legge per non nascondersi dietro a un dito. Ecco, oltre a quello che succederà in aula, Beppe Grillo, come anche tipico del vostro modo di agire, ha invitato anche le persone a venire in piazza per sostenere questa iniziativa. Beh, ma mi sembra ovvio. Abbiamo la più importante proposta di legge insieme al reddito di cittadinanza del Movimento 5 Stelle, sentita da tutti i cittadini. È chiaro che c'è un invito in maniera pacifica, senza nessun tipo di violenza, nulla, assolutamente in maniera gandhiana, di poter venire in piazza. Oggi vi sono anche molte persone che dalle tribune del Parlamento stanno osservando i lavori d'aula e della discussione. È un lavoro importante, vi sono tanti parlamentari del Movimento 5 Stelle che vogliono avere anche soltanto un minuto per poter essere partecipe in questa giornata così importante. Si tratta veramente di un momento di credibilità del Parlamento, di rinnovamento della classe politica del nostro Paese. Si dà un contributo al proprio Paese, come facciamo noi del Movimento 5 Stelle tagliandoci lo stipendio, lo vogliamo allargare e con una sensibilizzazione a tutti i parlamentari attraverso la votazione di questa proposta di legge, che è veramente molto semplice. Si tratta di 8-9 articoli che si possono votare veramente. Domani sera è tutto chiuso e finalmente iniziamo un nuovo processo di credibilità nei confronti del popolo. Ma quindi, Linca, quello che mi sembra di capire dalle sue parole è che comunque riconosce una riduzione dei costi per quanto prevede la riforma costituzionale proposta da Renzi, ma non sufficiente. Cioè, la vostra proposta di legge va oltre, giusto? Ci hanno venduto 1 miliardo di euro di risparmi. Ci hanno venduto inizialmente che il Senato veniva chiuso. Ci hanno detto che avremmo avuto chissà quali tipi di risparmi, ma in realtà sono 40 milioni di euro. Abbiamo invece, ci resterà, se nel caso, insomma, malauguratamente vi fosse un sì a questa riforma della Costituzione, un bicameralismo imperfetto, oltre al passaggio dall'articolo 70, da 9 parole a 470, vi è all'interno un procedimento che ha un'enorme confusione, ci porterà numerose leggi ad essere proposte e poi decise davanti alla Corte Costituzionale. Abbiamo un Paese in questo momento che ha delle problematiche, debito pubblico 2.200 miliardi di euro, un tasso di disoccupazione al 36% e sappiamo tutti che il Job Act non ha funzionato. Abbiamo delle problematiche a livello europeo con l'immigrazione, che voi tutti vedete e che ci comporta l'anno scorso 1 milione di nuovi immigrati all'interno delle frontiere dell'Europa. Sappiamo tutti che questa riforma, diciamo, della Costituzione è centrale. E quindi io mi rivolgo, insomma, anche a chi in tante regioni del nord Italia, insomma, in Lombardia, in Veneto, in Piemonte, vorrebbe per le proprie regioni avere maggiore autonomia legislativa, non meno autonomia. Vi è una riforma del titolo quinto della Costituzione che porta via diciamo, il regionalismo differenziato e fa diventare un nuovo centralismo del palazzo, in questo caso di Palazzo Chigi, quindi governativo, trasformando di fatto quello che dovrebbe essere e che è una bellissima Repubblica parlamentare in una Repubblica con un presidenzialismo nascosto. Insomma, io credo che vi siano tutti i motivi perché vi sia la volontà da parte del popolo il 4 dicembre di votare no. Chiaro il suo punto di vista. Grazie Federico D'Incà per essere stato con noi oggi.